Romano Garofalo, creatore del fumetto Johnny Logan, ripercorre la sua carriera in una mostra a Rimini, occasione anche per parlare del suo giornale satirico online. Lo ha incontrato Giovanna Greco. Allora io ho visto Zacco proprio di corsa, ho detto Zacco fai così, fai la cupola di San Pietro, al posto della croce gli metti falce e martello, poi con la testa del Papa che dice chi è stato? Benissimo. La cosa è stata pubblicata, che è questa, tra l'altro disegnata benissimo, è uscito il fondo dell'unità che cominciava così, una pessima vignetta che rischia di minare l'incontro tra cattolici e comunisti. Era il 1976, in una striscia la parola vola in alto, anticipa una scena, traccia la storia e orchestra il dialogo. 45 anni fumettati, diretti da Romano Garofalo, giornalista, autore e sceneggiatore, in sette stanze del museo della città, Italian Comics. In questi 45 anni cos'è cambiato? Niente, cosa è cambiato? Ma non è cambiato niente, la situazione è sempre la stessa, sono cambiati i personaggi, molti non ci sono più. Romano Garofalo, creatore di Johnny Logan, che approdò in TV nella fortunata serie di Rai 2 Supergoop. È stato capace di passare dal fumetto di satira politica ai cartoni animati per bambini, ai cartoni animati in 3D, alle strisce sindacate e nella sua produzione ci sono forse più di 50 personaggi. Tra i tanti c'è Johnny Logan, l'unico fumetto di satira politica dedicato a un target giovanile di 13-14 anni circa che raccontava della mafia, del divorzio, dei problemi della religione. Con Garofalo hanno lavorato tanti disegnatori, Guido Silvestri in Arte Silver, Giorgio Cavazzano, nessuna nostalgia però, è ora di guardare avanti. Decidere di fondare un quotidiano multimediale in rete, dove lui come giornalista commenta vignette di tantissimi autori importanti della satira italiana, una al giorno, e chi vuole può, scrivendo a www.italiancomics.it, riceverla e quindi sorridere un po' sulle problematiche del nostro paese.